Rubino si è sofferto, ma sabato e domenica saremo qua. Sì, dai, siamo contenti. È stata una bella serata, è stata una partita dura. Però la cosa che mi fa pensare è che anche sugli altri campi fa tutti fatica. Comunque il Pergine ha pareggiato 1-1, il Caldara ha vinto l'ultimo minuto senza il portiere 6-4. La Piana ha vinto l'overtime con l'Alleghe, quindi dopo aver perso la partita, quindi sono tutti ritorni che onestamente non mi aspettavo. Mi aspettavo dati più secchi, più chiari, visto l'andata. Invece, come dico sempre, in questo campionato quest'anno ogni partita è a sé. Noi stasera abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo vinto 3-0 davanti al nostro grande pubblico, quindi siamo felicissimi di essere ai Final Four per il secondo anno, anche perché lo organizziamo noi, e quindi era fondamentale esserci per Varese, e ci siamo. Aver portato 1000 persone circa questa sera, nella sera in cui c'era il falò, dove praticamente e c'era anche la Juventus che giocava, non era facile. Guarda, per quello che penso io è più importante il falò della Juventus, no, perché comunque per me il calcio è uno sport che qui non guardo, però chiaro no, che ovviamente è bellissimo, comunque anche in settimana, un martedì sera, dove domani c'è la scuola, avere comunque uno stadio diciamo quasi pieno. Anche perché comunque è una partita sentita. Siete stati bravi anche a fare i prezzi giusti. Sì, abbiamo fatto un prezzo, abbiamo voluto fare 10 euro perché comunque abbiamo fatto un ragionamento molto semplice. Il nostro tifoso è venuto sabato scorso, dovrà spendere dei soldi importanti per le Final Four, e oggi abbiamo fatto un prezzo, diciamo, secondo noi giusto, politico come si dice, ma un prezzo giusto per premiare il tifoso, per farlo venire qua. E abbiamo fatto un pezzo comunque 10 euro in tutto lo stadio, perciò la risposta è stata bella, quindi vuol dire che anche il nostro tifoso ha apprezzato il nostro sforzo nel trovare un prezzo dove tutti siamo felici, insomma. E poi avete fatto giocare i vostri effettivi, non avete preso i famosi rinforzini, questo significa anche questo, dimostra un certo gruppo. Ma guarda, noi diciamo che gli aiuti d'Aosta, che comunque ringraziamo sempre il nostro far team per esserci presente, darci una mano, lo chiediamo solo quando abbiamo bisogno, cioè vuol dire che questa sera abbiamo al completo, perciò quando noi siamo al completo giochiamo con i nostri ragazzi, perché comunque sono quelli che sono arrivati fino qua ed è giusto dargli il loro spazio se lo meritano, anche perché hanno conquistato un'altra Final Four dopo il secondo anno consecutivo, perciò noi chiediamo comunque il far team solamente quando siamo in difficoltà di infortunio, influenza o quant'altro, quindi siamo completi e lo saremo anche per il fine settimana, quindi ce la giocheremo con la squadra completa, insomma, ecco. Nonostante la formula è un po' brutta delle Coppa Italia, sono arrivate la prima, la seconda, la terza, la quarta, quindi significa che alla lunga le più forti vengono fuori. Sì, la formula è un po' strana, però alla fine, come giusto che sia, vincono le più forti. E anche se è difficile, insomma, diciamo che magari hai molti più inghippi rispetto a una qualificazione normale dove c'è la differenza reti, no? Capisci? Sono passate le prime quattro ed è giusto così, e sabato le prime quattro se la giocheranno qua e vincerà la più forte. Siccome sei un esperto di hockey, avere visto una squadra svizzera oggi in Ginevra arrivare in finale di Coppa Campione, insomma, anche tu hai apprezzato questa impresa. Bellissimo. Sai che io amo la Svizzera, cioè lo sport svizzero, le squadre svizzere, perché sono delle grandi aziende, da anni fanno un grandissimo hockey, alzano sempre il livello, quando vengo a Lugano è sempre bellissimo, e quindi io sono felicissimo per il Ginevra. A questo punto spero che la portino a casa, perché sarebbe, penso, un'impresa per loro, no? Non penso che sia mai successo, anche perché vincere la Coppa Campioni di hockey, insomma, lo vincono solo le grandi squadre, e il Ginevra che ho visto l'anno scorso è sicuramente all'altezza, e se quest'anno è lì vuol dire che lo può fare benissimo, quindi gli auguro comunque il meglio. Grazie Carlo e bocca al lupo per sabato e domenica. Grazie a voi e ci vediamo sabato e domenica.